e tradizione consolidata che alla vigilia della festa di San Filippo Seriaco a Calatabiano il vescovo della diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, inizi la processione dalla cappella della Madonna di Valverde per poi celebrare messa alla matrice. Calatabiano è ormai dentro la festa a 24 ore dalla discesa del santo. Poteva essere modo migliore per tuffarci a sabato nella calata di San Filippo con la visita di Sua Eccellenza Raspanti. Quindi diciamo un saluto molto gradito dalla parte della comunità che rappresento a Sua Eccellenza il Vescovo, perché ci dà questa ulteriore opportunità. Immagino ci sarà anche qualche novità riguardante una mia ordinanza che è stata diciamo rivista in funzione anche di una indicazione data dalla Protezione Civile che produrrà l'apertura del castello. Io ho tolto diciamo, la possibilità di andare pedonalmente, quindi questo metterà nelle condizioni chi gestisce il castello di poterlo rendere fruibile ai calatabianesi e ai turisti, ai calatabianesi a costo zero e ai turisti pagando il ticket che si dà così come da regolamento.